Machine e adesso quella di Katy Perry, decisamente una giornata proprio scoppiettante, piena di colori. Grazie anche a chi ci ha fatto la scaletta per oggi. Tra pochissimo un giro di news. E grazie alla nostra passione, alla voglia di comunicare, a quella sana follia per innovare e guardare avanti, che insieme stiamo costruendo il nostro futuro. Oggi il mondo di Radio Norba cresce ancora. Nuovi studi, 4 nuove web radio, un nuovo sito, l'app, i social, gli eventi, una piattaforma per essere ancora più vicini. Da 45 anni insieme. E oggi lo siamo ancora di più. Radio Norba, la radio del Sud. Per la tua colazione, Dolciaria Colle Molisano. I cornetti più buoni, preparati con uova fresche e lievito madre. Sono squisiti anche semplici. O con albicocca, ciliegia, crema nocciola e ora anche integrali. Dolciaria Colle Molisano, in busta multipack. Nei migliori supermercati e negozi di tutto il centro-sud. The Pot Spot Coffee & Shop ti aspetta nella nuovissima sede di Adelphia, il primo hemp bar bistro in Italia, dove potrai gustare tutti i cibi a base di canapa. Un luogo di cultura e relax a tutto tondo. The Pot Spot Coffee & Shop, Adelphia, via Generale Michele Scattaglia. Sara Cosmetica SRL, da oltre 20 anni nel settore della bellezza. Apri il tuo centro estetico Bionature, completo di macchinari e prodotti a soli 8.900 euro più IVA. Decidi tu la rata d'acquisto. Visita il sito bionature.it. Sara Cosmetica SRL è a Lucera. Le nostre certezze sono costruite con le storie dei nostri clienti. Ciciriello, ceramiche, arredobagni, wellness. Ristrutturare la tua casa è ancora più conveniente. La nostra azienda, oltre ai migliori prezzi del mercato, offre la possibilità di usufruire del bonus e dello sconto immediato del 50% in fattura. Ciciriello, azienda premiata da Confindustria Ceramica Italiana per competenza e professionalità, vi aspetta negli showroom di Villa Castelli, Martina Franca e Taranto. Linea Stefania Lusito. Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, sono stati condannati a 22 e 20 anni di reclusione della Corte d'Assise di Taranto nel processo Ambiente Svenduto sul presunto inquinamento ambientale del siderurgico. Rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari e alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Condannato a 3 anni e mezzo l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è accusato di concussione aggravata in concorso perché, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, Giorgio Assennato, per far ammorbidire la posizione della stessa agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. 3 anni di reclusione anche per l'ex presidente della provincia, Gianni Florido, che risponde di una tentata concussione e di una concussione consumata. L'ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archinà, è stato condannato 21 anni e mezzo. È stata inoltre disposta la confisca degli impianti dell'area a caldo che furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 delle 3 società Ilva SPA, Riva Fire e Riva Forni Elettrici. Calcio: Marco Baroni è il nuovo allenatore del Lecce. Il club del presidente Saverio Sticchi Damiani ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico toscano, 57 anni, ex difensore del Lecce dall'87 all'89, ultima stagione alla guida della Regina. Baroni ha sottoscritto un contratto di 1 anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022-2023. Ed è tutto, l'informazione torna a mezzogiorno su Radio Norba, la radio del Sud.